questo nuovo video mi vedete con i capelli appena fatti dal parrucchiere. Allora, sono andata stamattina dal parrucchiere, ho cambiato parrucchiere, e sono andata e ho voluto fare un colore un po' pazzo, che ho fatto questo magenta, che vedete che è pazzissimo, cioè è bellissimo, io adoro sto colore, adoro sto colore. Avevo bisogno di una botta di colore, ragazzi, ero diventata veramente troppo piatta, e infatti non mi ci potevo più vedere. Io purtroppo con i colori scuri non mi ci vedo più. Ho bisogno di colore, abbiamo bisogno di vivacità, e questo è il risultato, ragazzi, madonna mia, cioè. Io non so quanto riusciate a vedere, ma ti assicuro che ci sono le ciocche qua dietro che sono bellissime. Va bene, comunque, spero che vi piacciono. Fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Aspettate, vi faccio vedere. Fatemi sapere che ne pensate. È veramente un colore fantastico, fantastico. E niente, quindi ho trovato il mio nuovo parrucchiere. Non è che mi serviva di cambiare parrucchiere, è che avevo bisogno di fare i capelli, volevo cambiare, volevo questa botta di colore, e purtroppo però il mio parrucchiere, quello dove sono andata praticamente fino all'altro ieri, sta ristrutturando, quindi non ci sono potuta andare. Tutti quanti mi consigliavano quest'altro parrucchiere. Sono andata, anche le mie amiche, sono andata e cioè sono rimasta scioccata, proprio scioccata. Va bene, io adesso starò tipo tutto il giorno a guardarmi questi capelli, ma non posso perché, ragazzi, udite, udite. Ragazzi, udite, udite, Aurora è in dad da ieri. È in dad da ieri, era lunedì, martedì, e oggi pomeriggio andiamo a fare il tampone del rientro. Quindi vi prego, mani, cioè mani, dita, gambe, braccia, tutto incrociato, tutto quello che potete incrociatelo, e speriamo bene, perché se puta caso risultasse positiva, non ce voglio manco pensare a sta cosa. Quindi, anche perché poi domenica è il compleanno di Alessandro e io volevo fare una cenetta con degli amici per poterlo festeggiare. Il problema è che se poi la sorella risulta positiva non si può fare nulla, e quindi, e poi comunque la situazione qui è un po' tragica, soprattutto per quanto riguarda le scuole, è un po' tragica, quindi non si può. E niente, vabbè, adesso mi metto a fare un po' il pranzo. Lei sta ancora in dad. Adesso mi faccio il pranzo, che non so assolutamente cosa fare per pranzo. Faccio il pranzo e poi. E poi niente, poi andiamo a fa deve fare deve fare altre 2 ore di lezione pomeriggio, li ho appoggiati, e niente, deve fare altre 2 ore, deve fare altre 2 ore oggi pomeriggio, e poi niente, poi andiamo a fare questo benedetto tampone. Alessandro è a scuola, fortunatamente loro non hanno situazioni particolari, e lo andrò a prendere pomeriggio, insomma. E niente, io oggi a pranzo mangerò il riso. Mia figlia mangerà il riso con il tonno, oppure se vorrà mangerà quello che mangio io, cioè il riso con questo che è il filetto di branzino spigola che ho preso all'Euroskin, e il contorno di verdure grigliate. Ti piacciono? No, non so rossifuoco, so magenta, amore, però va bene. Ti Magenta, non fa piacciono? niente. Ti Sì! piacciono? Sono tipo quelle Di, a parole tue? della mamma de... Ah, non mi Di ricordo. Mary? Sì, Mary. Ok, sì, più o meno il colore è quello, però io ce l'ho ricci, quindi fa un altro effetto. Ma ti piace? Sì! L'ha fatti bene i capelli? È proprio femmina. Hai fatto tutto da sola la dad? Sei riuscita oggi? Sì. Bravissima. E che cosa con cosa pranzi? Vuoi il riso col tonno o vuoi mangiare anche tu il pesce con Riso questo? col tonno e uova. Ottimo. Sì, amore, sì, guarda YouTube. Vai tranquilla. Ah, ascolta, pomeriggio ce l'avete? Pomeriggio? No?
sì. No? No. Cioè, non dovete rientrare pomeriggio? No. Avete finito così? Sì. Meglio. Detto. Meglio, così almeno fate i compiti. Vado a far pranzo, che è meglio, va? Però la figlia ha apprezzato. Poi stasera, allora, oggi pomeriggio è la reazione del figlio. Allora, stasera la reazione del marito, che è quella che mi preoccupa più di tutti. Raga, sono distrutta, c'ho un sonno. Madonna, mi si vede il doppio mento. C'ho un sonno. C'ho un sonno lancinante. Cioè, mi sto addormentando. Sai che faccio un pisolino, ma guardate qua i capelli come si vedono. Che bello! Sono ritornata al rosso. Ma veramente è un magenta rosa, fucsia, non si sa che c'è, vabbè. Bello, bello, bello. Va bene, mi riposo un po', vedete qua la copertina, cioè manco nonna Belatta sta così. Ah! Ah, eccomi ragazzi, sono tornata, sono andata a riprendere Alessandro. E niente, solamente che adesso se n'è andato a casa di un amichetto. Poi la mia amica mi ha scompigliato ancora di più. Però gli è piaciuto tantissimo il colore. E va bene, niente, Alessandro è andato, non, secondo me non si è manco accorto dei miei capelli comunque, perché proprio era stra stanco, stra tutto. E mi sa che manco si è accorto di tutto questo. E quindi niente, quindi gli farò vedere quando torna stasera. Ma io dove ho messo il cavalletto? Così almeno vi poggio. Eccolo. Aspettate. Eccomi qua. Mi faccio una bella tisanina, perché ci sta. Una bella tisanina. E dicevo, Alessandro secondo me non si è manco accorto che io mi sono fatta i capelli. Non si è manco accorto che io mi sono fatta i capelli. È andato diretto a casa dell'amico. Si è andato diretto a casa dell'amico e non mi ha manco, come si dice, de pezza. E vabbè, lo vedrà quando lo vado a riprendere. Oddio, mo faccio affumicare tutto quanto. Adesso mi faccio una bella tisanina perché c'ho freddo, con tanto che ho acceso i riscaldamenti, però tanto manca un'oretta prima di andare a fare sto tampone, quindi va bene. Per il resto niente di nuovo. Qui aumentano i casi, oggi c'è stato un boom assurdo di casi qui da me. Speriamo bene, cioè io veramente speriamo bene, ma mica per niente, è che, cioè, domenica siamo andati al centro commerciale con degli amici, sabato c'è stato il compleanno dell'amichetto di mio figlio, siamo stati a cena, comunque siamo sempre noi perché siamo sempre gli stessi amici, però comunque, cioè, eravamo tre famiglie, quattro famiglie, quindi insomma, più i figli, i fratelli, eccetera, eccetera. Insomma, un po' un bordello. Speriamo veramente bene, perché se no qui è un casino. Va bene, faccio la tisana. Aurora è negativa, ma già lo sapevamo, insomma, sta cosa. Adesso torniamo a casa, che è notte. Madonna, era una vita che non facevo una ripresa di notte. Adesso andiamo a casa, faccio la fotocopia, così domani può tornare a scuola. Vado a prendere Alessandro dal suo amico e niente, e si va a casina, anche perché c'è un po' freddo, mica per niente. Viva tutti i negativi. Oddio. Tieni, reggi questo. Questo è importantissimo. Dobbiamo fare la fotocopia, che devi tornare a scuola. Allora. C'erano due.
Dottor Sedere, c'ho... Negativo positivo. A certo. Me l'ha contato negativo. Questa sì, ma me l'ha detto... Guarda che il babbo di Sofia me l'ha detto subito che eri negativo. Già lo sapevo prima che mi dice, che mi desse il foglio. Foglio? Sì, sì, già lo sapevo. Eccoci qua. Oh, ma che bello appoggino per il cellulare. Lo so, ma no, dopo non vedi le cose. No, no, ci vedo, ci vedo. Tanto adesso... Fai autostrade per l'Italia, che fate buon viaggio. Grazie, non abbiamo altre giornate. Io prima avevo fatto la video mia madre. Tanto adesso smetto. Yes. Buongiorno. Allora, oggi è il giorno dopo e sto andando dall'estetista e niente, tutto qua. Ieri poi non ho più vloggato perché è stata un po' una giornata un po' particolare. Sono stati degli eventi che mi hanno fatto un po' girare le scatole. E va bene, adesso ci vado a piedi così almeno approfitto della bella giornata. Approfitto della bella giornata che c'è il sole. La temperatura non è neanche rigidissima adesso, prima sì. E c'è ancora il ghiaccio per terra, figuriamoci. E niente. E oggi niente di strano o di particolare. Devo decidere la torta per il compleanno di Alessandro di sabato, quindi farò un po' una ricerca e deciderò quale torta fargli, che tanto gliela faccio io. Va bene, a dopo. Allora ragazze, siete sopra l'igienizzante, eh? Cioè, poi, madonna mia, mi è venuta, guardate qua, mannaggia, vabbè, fate caso. Vi ho posati da sopra l'igienizzante un attimo, perché stavo guardando il video di Erika, sì, Erika, vabbè, una ragazza che fa video motivazionali e che stava praticamente provando degli accessori della friggitrice ad aria. Allora ho cominciato un po' a guardare e io ho una friggitrice ad aria un po' piccola effettivamente per quanti siamo noi a casa, perché ce l'ho da 2,5 litri, però calcolate che io la friggitrice ad aria la uso proprio quando non voglio accendere forno, ecco, e poi comunque noi spesso e volentieri, soprattutto in mezzo alla settimana, mangiamo a rate, nel senso a orari un po' scompagnati. E però volevo guardare un po' di accessori per poter farci magari il pane, perché io ultimamente ho dei problemi a fare il pane, ragazzi. Infatti ho mollato dopo la 300ª volta che ci ho riprovato, ho mollato, oggi l'ho comprato, però devo dire la verità, ho delle difficoltà nel fare il pane ultimamente, soprattutto col mio forno. Volevo provare a farlo nella friggitrice ad aria. Ora però la mia friggitrice d'aria è molto piccola, è di 2,5 litri e non riesco a capire se serva una misura da 6 inch oppure da 7, che non so neanche cosa siano gli inch, penso che siano pollici, boh, non lo so. Qui mi dice che gli accessori, Google mi dice che gli accessori per la friggitrice d'aria da 7 pollici, per la friggitrice d'aria da 3,5 litri è da 7, quindi presuppongo, facendo un rapido calcolo, che quelle da 6 pollici sarebbero quelle da 2,5, quindi per la mia. Voglio un attimino aspettare perché voglio essere sicura, visto e considerato che su Amazon non è che costino una bazzecola, insomma, sulle 30-40 euro ci si spende, però non voglio comprare una cosa che poi magari non mi risulta funzionale per la mia friggitrice ad aria. E quindi niente, se qualcuna di voi ha la friggitrice ad aria da 2,5 litri, mi dice per favore se ha degli accessori o secondo lei che misura di accessori va presa, per favore, perché io non ci sto a capire più niente. Fatto sta, ragazzi, allora oggi è una giornata un po' piatta, quindi io mi sa che questo vlog lo termino qua, così magari vi carico altre cose, insomma, nei prossimi giorni.
Anche perché sabato è il compleanno di Alessandro, sono arrivati i suoi regali di compleanno, quindi ve li farò vedere sabato. Quindi penso che il prossimo video che vedrete è il video del compleanno. Farò un'unione tra sabato e domenica in maniera tale che c'avete una cosa unica perché sabato sera volevamo fare una pizzetta con gli amici, come vi ho già accennato, e domenica invece siamo a pranzo da mia suocera quasi sicuramente, perché comunque è da Natale che deve vedere i nipoti tra una cosa e un'altra. Quindi se stiamo tutti bene e se nessuno ha sintomi vari strani, probabilmente domenica siamo lì e sicuramente festeggeremo anche lì con i nonni e gli zii. Comunque. Quindi io vi saluto in questo momento, mamma mia, non me posso vedere bruttissimo, vabbè, sto così. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video, spero di avervi fatto compagnia. Vi rinnovo come sempre di attivare la campanella, di mettermi un like se questo video vi è piaciuto, in maniera tale che almeno lo vedo anche io se vi piace oppure meno. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!